Sono cinque i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale lo scorso marzo per i referendum abrogativi sulla giustizia del 12 giugno 2022. Affinché l'esito delle urne sia valido, dovrà esprimersi almeno il 50% più uno degli elettori. Sotto questa soglia, infatti, il risultato del referendum sarà nullo e non ci saranno cambiamenti alle leggi. Ai cittadini saranno consegnate cinque schede sulle quali saranno scritti i quesiti e basterà tracciare una X sul sì per chiedere di abrogare, annullare una legge o una parte di essa o sul no perché resti tutto come adesso. I lettori avranno la possibilità di rifiutare una o più schede per non essere conteggiati in quella determinata consultazione e non influire sul relativo quorum. Ecco quindi cosa cambierà tracciando una croce sul sì. Il primo quesito del referendum chiede di abrogare la parte della legge Severino che prevede l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi. Il secondo dei cinque quesiti chiede di togliere la reiterazione del reato dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo. Il terzo quesito del referendum interviene sulla separazione delle carriere e chiede lo stop delle cosiddette porte girevoli, impedendo al magistrato durante la sua carriera di passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa. Il quarto quesito chiede che gli avvocati, parte di consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei magistrati e della loro professionalità. L'ultimo quesito chiede che non ci sia più l'obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.